era fissato con l'ascolto proprio stetoscopico, mi verrebbe da dire, della vita biologica, i suoni interni delle cose, con i suoni fisiologici, che sono poi i suoni che si sentono nel silenzio del 4:33, quando tu togli di mezzo la musica, ti si apre in realtà, ti si spacca l'atomo e ti escono i quark, ti esce fuori un universo sonoro. Ecco, allora se tu leggi A Flower e poi vedi un pezzo che si muove in una quarta con un piccolo climax, potrebbe essere sia l'evoluzione in... non ci viene, porca miseria. Sì, l'evoluzione in accelerata della giornata di un fiore, ma anche per esempio invece quella rallentata di qualche secondo di vita di un fiore. Cioè potrebbe semplicemente stare ritraendo la fotosintesi clorofilliana. È un ascolto stetoscopico che si va a focalizzare sulla vita del fiore. E adesso dobbiamo capire come si relaziona la parte vocale a quella pianistica, però diciamo che Cage questa fissazione anatomico-stetoscopica per l'ascolto interiore dei suoni e per la sospensione della musica artificiale in favore della manifestazione di questi suoni tipici del silenzio ce l'aveva, quindi possiamo ben supporre che sia la descrizione della vita interiore di un fiore. Allora, prima di arrivare a come lo devi fare, analizziamo un po' tutta la scrittura, vediamo cosa c'è. Cioè, cerchiamo semplicemente di fare un inventario, poi in ultimo arriveremo a come farlo, il pezzo ce lo dirà. Ma vediamo proprio che cosa c'è e neanche troppo in ordine. Siamo entrati in una stanza che è piena di roba, e questa stanza non va visionata per forza in senso orario e in senso antiorario. Ti guardi intorno, trovi delle cose, prendi in mano, dici ma questo che cos'è? Non lo so, lo rimetto a posto. Poi prendi un'altra cosa, dici ah allora forse quello era questo. E ti consiglio anche, quando fai questo studio su un pezzo, di avere un quaderno pentagrammato a fianco dove prendere degli appunti. Che tempo ti dà? Ti dà un 5 quarti. Questa cosa è da considerare. È un pezzo molto semplice, quindi avrebbe potuto in realtà rendere la stessa cosa con un metro diverso, invece no. Non cambia mai. E non cambia mai, quindi lo vuole proprio 5 quarti. Glissati, qualche nota legata, poi hai gli staccati. Staccati sulle terzine, quando dice con me un Wild Duck. Come lo metti in relazione a Flower? C'è questo tema botanico con l'immagine dell'anatra selvaggia e del piccione. Un paesaggio sonoro, essere quello che il fiore sente. E a questo punto io non sono neanche sicuro, cioè bisogna capire che se tu sei la voce del fiore, perché per esempio sarebbe interessante pensare che siano le percussioni, esatto, la voce del fiore. Questo piccolo moto interiore, questo piccolo pullulare di vita vegetale, questo inventario ti suggerisce delle cose diverse, quindi estensione, sol, do e te la scrivi. Dinamiche da 4P a 1P, vedi anche che ne so se ci sono tutte, ci sono le 3P, ci sono le 4P, sì, mi verrebbe da dire proprio di sì, compaiono già subito, quindi c'è 1, 2, 3, 4P e c'è un mezzo forte, si passa per un mezzo piano. Sì. Già battuta nel secondo sistema, cioè. Poi l'inventario del ritmo, le figure usate sono la minima col punto, la minima, la semi minima, la croma puntata. Per dire, che ne so, usa mai una semi breve? No. Usa mai un 32esimo? No. Poi gli effetti vocali, c'hai il vibrato, il glissando, l'accento staccato, e ti fai proprio un inventario, perché ovviamente poi tutte queste cose devono avere un significato diverso. A volte usa solo il trattino, a volte usa l'accento e il punto, accento e riga, cioè molto preciso, cioè è bel cantistico. Poi gli abbellimenti, quindi l'acciaccatura, le appoggiature, e ti elenchi quelli e te lo fai fino alla prossima volta e ci vediamo. E questa è solo la parte vocale, e sicuramente ci verrà in mente qualche altra cosa. Ah, e l'inventario delle vocali, l'inventario testuale. Cioè, analizzi il testo, magari te lo trascrivi proprio, cioè discorsivamente ti metti una sillaba dopo l'altra e te lo trascrivi, perché di fatto questo è il testo. Secondo te, perché vuole un pianoforte ma non lo suona?
non so, non ti ricorda un po' un auscultare uno strumento, cioè che tu lo vai a battere per sentire tutti i suoi, è proprio un dica 33, no? Anche qui sembra che vada proprio ad esplorare l'anatomia, cioè che si vada a mettere l'orecchio, dimentichi tutta la storia del pianoforte, dimentichi la sua, il suo essere uno strumento con la sua meccanica, e diventa in quel momento ciò che è, un mobile di legno, un oggetto di legno che chiunque lo tocchi reagisce e suona in quel modo, cioè diventa un corpo fisico, un corpo vibrante. È molto bella sta cosa. E quindi tu devi andare ad auscultare, no, con questi tocchi lo strumento. Ti ha indicato su pentagramma con una chiave neutra davanti, se vuole colpito il bordo del pianoforte, il bordo davanti, a sia che sia con la destra o con la sinistra, o se vuole, se vuole colpita la parte tonda che è un po' più sonora. Nella Wonderful Widow c'è anche il sopra del pianoforte, c'è il sotto con le nocche, passa dal suono grave all'acuto, ta 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 ta. Però poi vedi anche qua mette l'acciaccatura, imita la voce con l'acciaccatura. C'è questa figurazione. È una nonina, si chiama, si dice nonina? Una nonina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ta. Lo scopo è più che si senta la differenza tra quei 9 e i 2 dopo. Ok.